La cieca fascista, o cieca del Viminale, era la prima polizia segreta partitica mussoliniana. Istituita nel 1924, nacque sul modello della polizia segreta di Stalin. Fautore e fondatore della cieca, se non su ordine, perlomeno con l'assenso e il tacito appoggio di Mussolini, fu Giovanni Marinelli, un gerarca della prima ora, membro del Gran Consiglio del Fascismo. Della cieca faceva parte anche Amerigo Dumini, che ne divenne velocemente il capo. Dopo aver lavorato come spia in Francia a caccia di esuli antifascisti, in molti furono uccisi dopo che Dumini li ebbe identificati, prese il comando. Un personaggio estremamente complesso e controverso. La cieca fascista non fu, comunque, una struttura sofisticata e professionale, ma poco più che una squadraccia di bravi di regime. Si resero protagonisti di violenze di basso livello fino ad incappare, forse per eccesso di zelo, approssimazione e gratuita brutalità, in quello che fu eufemisticamente definito l'incidente Matteotti, che rischiò di travolgere Mussolini. Secondo Giuseppe Prunai, la scintilla che scatenò la cieca nella caccia a Matteotti sarebbe stato lo stesso Duce. Profondamente irritato dal discorso del deputato socialista alla Camera, avrebbe esclamato: «Cosa fa questa cieca? Cosa fa Dumini? Quell'uomo, Matteotti, dopo quel discorso non dovrebbe più circolare». Il principale responsabile dell'assassino di Matteotti fu proprio la spia fascista Amerigo Dumini, anche se, a quanto risulterebbe, non ne fu l'esecutore materiale. L'omicidio Matteotti ad opera della cieca fece vacillare il governo Mussolini tanto che nel discorso del Duce alla Camera dei Deputati del 3 gennaio 1925 arrivò perfino a negarne l'esistenza. «Sono io, o signori, che levo in quest'aula l'accusa contro me stesso. Si è detto che io avrei fondato una cieca. Dove? Quando? In qual modo? Nessuno potrebbe dirlo. Veramente c'è stata una cieca in Russia che ha giustiziato senza processo dalle 150 alle 160.000 persone, secondo statistiche quasi ufficiali. C'è stata una cieca in Russia che ha esercitato il terrore sistematicamente su tutta la classe borghese e sui membri singoli della borghesia. Una cieca che diceva di essere la rossa spada della rivoluzione. Ma la cieca italiana non è mai esistita». Dopo il delitto Matteotti e il terremoto politico che ne conseguì, la cieca fu incorporata nell'OVRA, opera volontaria per la repressione dell'antifascismo.